Eccoci qua di nuovo in mezzo al mare. Ci eravamo lasciati che stavo in un mare di guai e mi ritrovate col sorgere del sole che sto ancora in un mare di guai. E non vedo... Ah bene, mi si è scassata la barca. Che cazzo vuol dire? Scusate, ma devo ripulire un po' la zona da queste teste di cazzo per poter ritornare con i piedi sopra la terraferma. E la cosa la vedo un po' complicata. Ti colpisco in pieno, bello. Ok, mi sembra che non ci siano altri rompicoglioni. Posso salire sull'isola e vedere un pochettino di decidere cosa fare. La cosa principale che dovrei fare è di eliminare questo gentile ospite. Amico, prego, vai a fanculo. Ancora. Ma non ha capito? Vai a fanculo. Ok, forse ha capito. Allora, di continuare in mare non mi conviene, ma sta ancora qua. Vabbè, stai sulla isola tranquillamente, col sole che ci sta, andrei a fondo in questi secondi da mangiare. Se non faccio colazione la mattina finisce proprio per me. Infatti, che cosa devo stare. Allora, vediamo di andarcene via da quest'isola e di andare sulla terraferma. Più velocemente possibile, cercando di evitare i creepy. 10 a 1 ci stanno sicuramente, ma forse mi sbaglio. Siamo tornati nella savana. Penso proprio di aver sbagliato strada. Io ho detto che cazzo mi passa per la testa di circondare con la barca questa zona. Ho perso completamente la rotta. Sì, posso usare la bussola per vedere dove devo andare, però non riesco a ritrovare. Savana e rocce, già mi sa, devo andare a Cuba e trovare un'altra volta il bioma di argilla. Di cosa pensi in deserto? Vediamo se ci sta qualcosa di che posso mettere qui. La roccia e quello mi sembra carbone. Molto molto bene, il carbone in questo momento è utile come l'acqua nel deserto. Vi chiederete perché sto piando carbone? Il motivo è molto semplice. Guardate la barra di vita del piccone. Si sta deteriorando in fretta, lo sto usando troppo. Quindi non sarebbe male trovare un poco di ferro e utilizzare questo carbone per fonderlo. Una volta trovato il ferro, vi faccio un piccone e una pala. Così almeno questo piccone e la pala di diamante lo posso utilizzare solo per le cose importanti. Un piccone, una palla di ferro. Sì, con la velocità con cui io utilizzo gli strumenti, in poco tempo sarà completamente consumata e distrutta la palla di ferro. Però almeno è un modo per risparmiare un po' di piccone di diamante. Poi appena vado a casa me lo faccio nuovo. Intanto credo che prima di arrivare a casa avrò livellato abbastanza per poterlo incantare in un altro modo. Mi sa che qualche creepy su quella montagna deve essere esploso, perché si sta formando una colonna d'acqua lì in mezzo. Sì, ma poi perché è esploso? Forse sarà esploso perché non lava. Oppure ci sta qualcun altro che sta girando questo mondo. Questo non lo sapete mai. Vediamo un po' di infilarci da qualche parte e cercare di uscire fuori da questo. Mi sono infilato in un modo veramente stupido. Meno male che questa serie si chiama. Sto facendo una cazzata. No, non è il caso adesso. Allora, che cazzo. Cazzo, non da una parte. Sta bussola è precisa, però. Mi sa che mi devo fermare. Perché vedo dove devo andare.
possibilità di trovare confraternita. Scusate se saltello, ma è un modo per andare più veloce. Ok. Ferro. Questo è quello. Questo signore è quello. Ok. Per raggiungerlo devo prima di tutto mettere in sicurezza la zona, perché non vorrei che mi arrivasse qualche crippo alle spalle, come è già successo in passato, e chi ha visto i video precedenti lo capirà. Quindi mi conviene usare l'argilla per creare un momento in modo che mi arrivi a creare le spalle. E per sicurezza un altro momento qua, così se esplode a meno. Adesso bisogna recuperare quel ferro, un pochino, però penso che siano sufficienti blocchi per poter fare un piccolo per fare una mano. Anche se sinceramente, ora come ora, mi sto facendo un paio di pale, senza neanche chiudere il ferro. Non mi dispiace mai essere un esempio. Si creo un percorso, però saltare non è il caso, quindi scambio. Ok, situazione rosea, se sono veloce non dovrei raggiungere, anche questo. Ok, questi due saranno facilissimi. Ok, ora quello che mi serve, ma me ne vado fuori dai coglioni perché non voglio correre il rischio di cadere. Peggio ancora di avere ospiti. Ok, direzione quella. Sto velocizzando proprio perché a quei tratti era brutto tagliare la velocità. Quelle sono pecore e sinceramente mi sono scrocevato le notti in piedi, quindi cazzo, è un sacco di pecore. Un'altra ci sta, un'altra pecore, forza che andiamo avanti, amore, eccoti qua, un bacino, ecco. Ok, allora adesso mi faccio il lettuccio, così piano piano mi posso mettere a dormire e si passa la serata in una nottata in fretta. Ok, dove sta il sole? Il sole, dove sta il sole? Il sole, sole, sole. Cazzo, sta caccia. Vabbè, mi toccherà costruire un riparo di fortuna per stanotte. Scusatemi. Mangiare che ci sono, se permettete. Mi faccio anche due belle fornacelle, così almeno mi cucino un po' la carne e già incomincio a cucinare. Ciao. Ecco, una bistecca di mangiare che non può essere sentita. E se un'altra volta adesso fa che non la punta, per mangiare la carne vicina, il carbone,
Adesso mettiamoci un punto. Si parte, quindi speriamo che riesca a ritrovare la rotta. Comunque non è questo posto, ma è dubbio che sia un'isola. Probabilmente. Ti ho visto, bello mio. Sorpresa! Ah, un altro parus. Frecce non sono rosse. Fermo qua. Se volete vedere come va a finire, seguirete la prossima puntata.